stavano dei militari tedeschi uguali che aspettavano che la gente veniva dalle campagne, che faticava da mattina presto a notte quasi, a scuro. Io che ero bambino, mi dicevano vai avanti a vedere se ci stanno queste persone che aspetta che rientra la gente, e queste persone che sequestrano quelle che rientrano dalle campagne, che si è fatto notte, perché se no questi qui ci portano, ci prendono e ci portano a aggiustare i ponti, le strade, insomma. Dopo stanche, poi dopo chissà che fine fanno, può essere pericoloso. E allora io andavo avanti, facevo il pioniere. Se la strada era libera, che non c'era nessun movimento, l'avvertivo, loro mi vedevano, mi facevo il verso di seguitare a venire. Se no, mi fermavo. Facevo il verso e loro si nascondevano nel bosco vicino, nascosto, insomma, non venivano. E così. Ovviamente quelli che già ci stavano nel paese, dentro il paese, tutte quelle strade dell'animale nascoste, giravano appositamente, aprivano, c'erano queste bestie, le prendevano e se le portavano via. E non rientravano più, mica dice dall'aeroporto, ma venivano abbandonati, i camion e se li portavano via. Una volta fatto il lavoro, l'abbandonavano come l'animale. Se ritornavano a casa, ritornavano a casa, però non è che la riportavano perché l'hanno presa e la riportavano nel paese. Non mi fregava niente, potevano allontanare i chilometri tanto volevano, basta che loro avevano aggiustato quello che dovevano aggiustare. Si sono mangiato, stanchi, non gli fregava niente. E queste poverine, quelle che erano giovani già stavano ai fronti, quell'altro che erano piccoli, come ero piccolo io, a casa che aspettavano i genitori che dovevano andare a rientrare dalla campagna, e invece l'avevano portata via con i camion.